Ragazzi, il video che state per vedere è veramente un qualcosa di epico. Vi consiglio di guardarvelo tutto dall'inizio alla fine e vi avverto, è forse il gioco più pauroso che abbia mai provato. Lo vedrete dalle mie reazioni, anche se vi dirò che alcune reazioni erano talmente esagerate che non ho potuto fare a meno di tagliarle, anche per non mettermi in ridicolo. Comunque sia, godetevi il video, spero che vi possa piacere, fatemelo sapere se volete altri video di questo gioco e buona visione. Ciao ragazzi, sono Mefa, benvenuti in questo nuovissimo video gameplay. Un gameplay horror chiamato Witchkin. Vi spiego subito di cosa si tratta. Partendo subito da questa interfaccia, ciò che dobbiamo fare, ragazzi, consiste semplicemente nel riuscire a sopravvivere e trovare la sorella di questi tre personaggi, da quello che ho capito. Ora vedremo solamente un personaggio al primo piano. Non sono mai riuscito ad andare negli altri piani, ma non importa, e direi di cominciare. Vi dico subito che questo gioco fa abbastanza paura, infatti meglio abbassare il volume delle cuffie. I made it to the second floor, but I'm not long here. Percorrere shift per nascondersi sotto le cose, control. Devo allenarmi con i comandi perché non sono molto, non ho tanta dimestichezza, bisogna stare attenti. Ah, e comunque se si possono anche trovare delle chiavi per sbloccare delle porte, per fare tante cose. Esc, pausa e direi di cominciare. Vi dico solo una cosa, anzi due cose. Tre, anzi. La prima è che con F accendiamo questa luce. La seconda è che se sentite un suono o un rumore di pianoforte apparire così a caso, vuol dire che il piccolo zombie ci ha trovati. Io potrei avere reazioni strane, sappiatelo. Perché, ecco, io non so da dove possa provenire. In questo caso io farei così. No! Corri. Ecco. Teoricamente dovrebbe venire di qua. Dobbiamo evitare appunto che lui ci spaventi. Io in questo caso sono andato sotto questa cosa perché pensavo non mi trovasse, ma mi sono sbagliato. Niente ragazzi, riproviamo. Non riuscirò mai ad andare avanti, sappiatelo. È troppo complicato. Locked, mannaggia. Se becchiamo una di queste siamo feriti, sappiatelo. Molto più lenti. Se mi appare di qua giuro che sclero. Io non so per quanto tempo riuscirò a giocare a questo gioco. Io mi nascondo qua, scusate. Teoricamente, se lo zombie dovesse passare per questa direzione non ci dovrebbe trovare. Ah, un'altra cosa ragazzi. In alto a sinistra, come ben potete vedere, ci sono le batterie delle luci che non vorrei sprecare. Cosa posso fare? No, vado di qua che è meglio. Ma perché devono cadere sempre quadri ogni volta che passo? È in questa strada, raga. La luce intanto mi scade. Vorrei poter entrare da qualche parte. Però, raga, no, veramente. Cosa è successo ancora? Giuro, sto in ansia. No, dov'è? No, non dirmi che becco ferite. Scappa, ti prego. Locked, perché locked? Perché? No, di nuovo! No, ti prego. Locked, anche questo, tutto locked. Perché è tutto bloccato? Perché non sei mai in tempo a scappare? E perché deve essere sempre dietro di me questo? Non mi prendere in giro. Sono bloccato, raga. Avete presente quando sta per darvi delle verifiche, che siano di matematica, chimica, latino, tutto quello che volete? Avete una particolare ansia? Ecco, stessa identica cosa giocando a questo gioco, ve lo garantisco. Ora, se solo io riuscissi a farmi una partita decente sarebbe anche meglio. Locked. Iniziamo proprio bene. Ti prego. Ok, ce l'ho fatta. No, ti pre...
Ah, ma è di qua! No, 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 vai, vai, vai! No, perché ho premuto quel comando al posto dell'altro? Non l'ho ancora seminato, raga. Locked. Stavolta sono certo di averlo seminato. Ok, probabile. È in questa strada. Ok. È possibile che tutte le porte siano bloccate? No! È premisto caspita di comando. Non abbiamo via di scampo, raga. L'abbiamo seminato, non so come ho fatto. Dobbiamo entrare in una stanza, ma non trovo la porta. Stupendo. Si sta dirigendo verso di qua, me lo sento. Eccolo là. No. Bravo. Più mettono queste canzoni così paurose che non riesco nemmeno a sentire i passi del tipo ancora un po', tanto per dire quanto mi fa paura. No. No. Sta buono. Sta buono. Bravo. Ok. Se è andato di là vuol dire che se andiamo sicuramente ci trova, quindi direi di aspettare. Vorrei entrare in una porta a prendere degli indizi, cose del genere, ma non ci riesco. La luce sta anche per scadere. Ora. Era di là, raga. No, ti prego, scappa, ti prego. Usa tutte le tue risorse. Perché devi andare due allora? Nei momenti meno opportuni. Dov'è sta porta? Ma non sono entrato. No! Possibile! Aiuto, raga. No! No, ti prego, scappa. Sono terrorizzato, raga, vi giuro. Ok. Seminato e ora facciamo una pausa. Purtroppo non ho potuto farvi vedere la seconda parte del video per motivi di lag, perché ha cominciato a laggare ad un certo punto, ma direi che per oggi può bastare così. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ditemi se devo continuare la serie, fate tutto quello che volete, al prossimo video qua da me è tutto, ciao!